Buonasera subito a tutti, anche se organizzare un convegno d'estate a quest'ora è un problema, è anche un problema organizzativo e poi senza microfono, perché le feste si prendono tutti i microfoni disponibili. Allora, il tema lo sapete tutti, è vecchio di parecchi anni, è una specie di vessazione che si sta consumando. Tra le altre cose, io di questo sono all'oscuro, però mi è stato detto da Giannico che ci stanno anche delle irregolarità procedurali, che la bolletta da pagare che arriva, siccome non viene consegnata né dal messo comunale né dall'ufficiale giudiziario, potrebbe essere disattesa. Io mo chiedo ad altri esperti, oppure per lui a dircela meglio questa cosa, perché a questo punto si potrebbe perfino, diciamo, comunque abbiamo un argomento in più. Comunque vedremo questa cosa. Allora, oggi il consorzio in sottoaccusa è il Terramusica. Noi abbiamo accusato più volte il consorzio Stornare e Tara. Praticamente tutti i consorzi stanno in cattive acque, soprattutto quelli turistici. E allora io do subito la parola al presidente del Tavolo Verde. Sta il nostro tavolo questa sera, come vedete, a personaggi, ci siamo messi, siamo al verde. I nostri relatori sono pure io, abbiamo questi colori. Allora, cominciamo subito con il presidente Pietro Ricci, che ci racconta le ultime della vostra lite con il consorzio. Buonasera a tutti. La prima cosa che è doveroso è ringraziare Armando Landesa qui per la tenuta dell'acqua che ci ha dato a nostra disposizione. E infatti che ci ha dato a disposizione la sala per poter fare questa assemblea. E quindi va un ringraziamento a lui come persona. Punto è, ringrazio l'assessore di Mottola che è presente qui, Pietro Notari Stefano, lo ringrazio per la sua presenza come amministrazione. Saluto anche Franco Semeraro, che non vedo, forse in fondo, comitato Palagianello Incontrata, se non sbaglio, quindi ringrazio a chi è presente. Non so se dell'amministrazione di La Terza è presente qualcuno, perché io non credo proprio. Ma è doveroso ringraziare se si era presente. Portano tutti in pè. Benissimo, allora andiamo a punto. Qui stasera siamo riuniti perché c'è il problema del consorzio di bonifica dalla parte vostra qui di Terra da Puglia. Noi è una battaglia che stiamo facendo da molti anni sul consorzio, quello che è lo Stornare e Tara di Taranto. Battaglia abbastanza dura, perché in questi anni si è fatto carne da sfracello, ma quello che doveva essere fatto non è stato fatto. Guardate, voglio subito spiegarvi una cosa molto importante, perché molti, qualcuno ogni volta dice: ma non servono sti consorzi, dobbiamo chiudere. Non serve. Attenzione, non ci diamo la zappa sui piedi, non ce la diamo. I consorzi servono, è solo una struttura democratica vostra. Se questi la vanno a chiudere, voi non avrete più potere sul territorio di gestirvi le vostre risorse come l'acqua e la bonifica. Questo è fondamentale, perché siccome molti dicono: ma sa, non serve, è una cosa fondamentale capire questo. Noi non siamo contro lo sfascio, ma un riordino e un rilancio diverso da quello che si è fatto fino adesso. Andiamo subito sul punto più principale, perché la serata era su queste benedette cartelle che stanno arrivando del 2014. Sì, chiedo scusa, si sente bene in fondo? Ok, la mia voce è abbastanza alta. Se volete alzo un po' di più, però più di tanto.
Allora, riguardante le bollette 2014, il punto fondamentale è che questi non hanno fatto nessun servizio, ma pretendono di essere pagati. Il punto qual è? Se tu dichiari tu stesso, e l'hanno dichiarato i funzionari del consorzio, con una dichiarazione fatta dove noi abbiamo fatto fare dei sopralluoghi, loro hanno dichiarato che non hanno potuto fare perché negli anni arretrati non avevano liquidità per poter fare i lavori. Benissimo, quindi se tu non hai fatto pulizia dei canali non puoi pretendere di essere pagato. A un servizio dato io ti pago quello che tu fai. Il piano di classifica che loro dicono di avere in mano per poter richiedere le somme a voi di pagare, questo piano di classifica è stato fatto in fretta e furia perché serviva per mettere a posto un po' la situazione, perché in questi anni che cosa è successo? La regione ha anticipato al consorzio soldi e quindi vuole rientrare di quei soldi e quindi mettere le cartelle senza aver dato un servizio. Perché qual è il punto? Siccome molti dicono, ma noi non abbiamo avuto in questi anni, noi abbiamo avuto solo una sospensione, attenzione, perché noi veniamo da una vecchia legge del 2000 che si chiedeva di rifarne dei nuovi piani di classifica moderni, più adeguati al territorio ad oggi, sì. E che cosa è stato fatto? È stato fatto nel 2003 la stessa copia che era del vecchio piano di classifica. Fu ritirato quel piano di classifica, fu dato la sospensione, fu dato al commissario che fu messo in tutta la Puglia, che fu il primo dei commissari, che era il dottor La Torre, e di cui quel funzionario, era un atto vergognoso, prendeva 9.200 euro annui a carico degli agricoltori. E non ha fatto nulla. Battaglie fatte anche da Tavolerde, apro una parentesi. Abbiamo fatto una dura battaglia per mandarlo via, ma bruttissima battaglia, in cui un giorno fummo tenuti ostaggi dalla polizia sul consorzio per poterlo mandare via, e di cui c'è Rachele, che era l'unica donna presente in quella occupazione, diciamo non occupazione, nel nostro diciamo ente, perché era nostro, no? E degli agricoltori. È andato via e ne è venuto un altro. Si sono susseguiti i commissari, però il punto qual è? Che nel 2012 hanno approvato questo piano di classifica. Il piano di classifica, noi fummo i primi a dire che questo piano di classifica non era stato fatto bene, perché non era stato fatto sul territorio, verificato com'era il territorio. Fummo i primi, tant'è che nessuno dei comuni, nessuno abbia risposto facendo dei rilievi, diciamo delle posizioni forti, dicendo che questo piano di classifica non va bene. Nessuno l'ha fatto. Tant'è che nell'approvazione velocemente che poi nel 2015 hanno fatto, ci sono state fatte solo osservazioni dei comuni. Perché quello che fu fatto nel 2003 lo fecero solo due comuni, che fu i comuni che erano Adrano e Vernole, che ritirarono quel, davanti al TAR ritirarono quel piano di classifica. Veniamo ai giorni oggi nostri, perché ho voluto fare un riassunto di questo, perché era molto importante capire com'è stata la situazione in generale in questi anni di battaglie dure. Noi abbiamo incontrato il 15 giugno il commissario il dottor Pagliardini alle ore 12. Io l'ho buttata sempre sullo scherzoso dicendo è stato mezzogiorno di fuoco, un vecchio film, perché abbiamo le disturbe. Esattamente, perché fu dura quella battaglia, ma servì arrivare a una conclusione. Lui si impegnava a ritirare le cartelle 2014, non emettere il 2015 e ripartire con un triennio nuovo, però prima deve essere
diciamo, ha provato con gli agricoltori, visto il territorio, le priorità, visto tutto quello che c'era da fare, e si ripartiva con un triennio 2016, 2017 e 2018. Il punto che noi abbiamo battuto molto era che chi pagava degli agricoltori il giusto, fatto sempre il servizio, andava su un conto dedicato. Significa che serviva quei soldi solo per fare i servizi da voi, ma non servivano a pagare né i debiti né gli stipendi. Perché chi ha fatto i debiti si deve assumere, questa è un'altra cosa vergognosa, chi ha fatto i debiti si deve assumere le responsabilità di chi l'ha fatto. Perché qua non si può scaricare mai sempre le responsabilità sulla collettività. Di questo impegno a tuttora ad oggi è rimasto tutto congelato, ancora ad oggi non sappiamo la risposta, non sappiamo niente. Anzi, il commissario dottor Pagliardi è stato promosso, perché qua così funziona in Italia, è diventato commissario della GIE a Roma, quindi ha un doppio incarico, non si capisce qui chi ora gestisce lui, ci si sta, non ci sta, non si capisce niente. È tutto completamente in avaria totale. In quello stesso mese, noi il 29 giugno abbiamo incontrato l'assessore, perché noi abbiamo fatto sia parlato con Pagliardini e sia con l'assessore regionale per capire dove era lui. Io sono rimasto, io personalmente, molto deluso da quell'incontro, perché mi è sembrato come quello che scarica le responsabilità, come Ponzio Pilato che si lavava le mani davanti a Cristo. E così ha fatto l'assessore, dice, vabbè, se lui trova i 14 milioni di euro che servono, me lo può fare, lui è il commissario, lo può fare benissimamente, ma noi come regione non anticiperemo più soldi, e siamo rimasti in stallo anche lì. Quindi noi riteniamo che questa bolletta non va pagata ma va ritirata. Poi qui ci sono i tecnici, l'avvocato, io lascio più spazio perché non vorrei prendervi tutta, diciamo, la serata per discutere, perché ne avrei da dire tanto. Ad esempio anche sul consorzio di Terra da Puglia è una cosa vergognosa. Voi avete un invaso di acqua, lo sapete? Avete un invaso di acqua che dovrebbe irrigare quasi 800 ettari di terra ed è ad alta mura, sta, è costato una marea di soldi e di cui è stato costruito l'inizio nel 1974, è stato finito nell'83, collaudato nel 2000, ma abbandonato a se stesso perché si sono scordati qualcosa, la solita cosa all'italiana. Questo costa a voi, e voi siete consorziati di Terra da Puglia, costa 200.000 euro l'anno per tenerlo fermo e in gestione, nel senso lo devono tenere in funzione. Perché che cosa si sono scordati? Hanno fatto la diga, l'invaso, ma si sono scordati di mettere gli impianti di irrigazione. Questa è la solita storia all'Italia. E ne vorrei, potrei raccontare questa sera un'enormità di quelli che hanno fatto i consorzi. L'ingegnere l'ha fatta, si sono presi i soldi, diciamo, di quelli che servivano. Ce ne sta un altro, ci sta nella zona di Taranto, il Pappadai, che è costato 262 milioni di euro. 30 anni per farlo, e poi si ricordano e dice, ops, ci siamo scordati l'acqua. La cosa l'italiana qua così funziona. Invece dovevano funzionare diversamente i consorzi, perché è vero chi stava alla presidenza, diciamo che negli ultimi 30 anni, diciamo un po' la verità, l'hanno gestita le associazioni di categoria, i responsabili sono anche loro. Non è che si può scaricare ora a dire, io non voglio essere, come dire, democratico, bello, perché sennò avrei veleno da sputare dalla bocca di quello che si sono fatti in questi anni. Ritornando, e concludo perché lascio spazio agli altri, noi stiamo facendo i ricorsi
come Tavolo Verde ci siamo messi a disposizione per tutto. L'avvocato Antonicelli, il dottor Peppe Spera hanno messo a loro disposizione, noi stiamo richiedendo solo il contributo che serve. Apro un'altra parentesi, quando vado sulla Soget, che mi vado a protocollare, perché vado io tutti i giorni quasi a protocollare, quella già la signorina alla Soget non mi può vedere più perché dice mi sono stancato, perché veniamo ogni volta qua a protocollare. Ma il consorzio, il funzionario che deve protocollare, dice ma quanto vi costerà questo tutto space piece? E io rispondo non costerà nulla, ma costerà la collettività della regione. Perché le danno erariali lo stanno facendo loro, perché loro gli avvocati li devono pagare. Non è che l'avvocato lì si metterà a disposizione così gratuitamente. Quindi la bolletta del 2014 noi continuiamo a dirvi che non va pagata perché non è stata data nessun servizio. E quindi chi ha avuto il ricorso, chi ha avuto diciamo, la bolletta, noi siamo a disposizione con l'ufficio a Palagiano, a via Rettangredi a Palagiano, siamo a vostra disposizione per informazioni, per darvi diciamo, un supporto, quello che gli altri non stanno facendo. Grazie. Ringraziamo. Quindi adesso entriamo, tu ci ha fatto un po' la storia, entriamo nel merito dei problemi con il dottor Giuseppe Spira, che è commercialista, che ci può già incanalare e soprattutto tranquillizzare, che è la cosa più importante. Prego. Buonasera a tutti. La voce, sì, se qualcuno non si sente bene, alzate la mano là in fondo così alziamo il volume. Allora, molto brevemente vi voglio fare un po' la cronistoria di questo benedetto 603. Non confondiamolo con il 750, questo stiamo parlando di contributo di bonifica. Dal 2014, da quando il Tavolo Verde ha preso in mano questa situazione, il Tavolo Verde ha ricevuto una serie di attestati e di prese in considerazione del problema. Prima di tutto, se avete avuto nel 2014 il primo pagamento, poi avete avuto un secondo pagamento da fare, con una riduzione circa del 60% di quella cifra iniziale. Per quale motivo? Per un semplice motivo che il Tavolo Verde ha fatto una serie di manifestazioni su indicazione legali amministrative da parte nostra e bontà loro un comitato formato dalle associazioni di categoria hanno firmato un documento. Stasera sta anche con noi un mio caro amico che è uno dei sottoscrittori di quel protocollo d'intesa fatto in quel periodo. In quel momento fu deciso l'abbattimento del 60% per una serie di motivazioni. Sto parlando dello stornarettare, ma è simile al problema vostro. Innanzitutto hanno eliminato il pagamento del 630 per quanto riguarda gli immobili comunali, cioè le vostre abitazioni. Se date un'occhiata con attenzione sulle bollette che vi arrivano. Aumento un po' la voce. No. Sono problemi che sono giorni che sto parlando tanto. Per problemi. E dicevo a Paolo, in questi giorni mi hanno propinato un altro impegno. Sempre gratis, sempre gratis, il consorzio delle guardie campestre del territorio di Massatra che sta per chiudere, ma io sono convinto di poterlo salvare e in modo particolare mantenere oltre 7 posti di lavoro. E quindi sto parlando perché sto avvicinando la gente per poter far capire che non è opportuno fare le disdette.
e Michele è uno di quelli che deve ritirare la disdetta. Allora dicevo, la prima ora l'avevo presa. allora dicevo, in quel gruppo, in quel momento, la Regione Puglia ha abbattuto e ha detto alla Rostorna Rettana che il 630 sugli immobili urbani non andava pagato innanzitutto questo tributo 630. Se voi vedete sulle vostre bollette, sicuramente ci sarà sia per le abitazioni rurali sia per le abitazioni urbane una piccola somma che sarà di un euro, sarà di 1,50 a questi livelli, dipende dalla rendita catastale dell'immobile. Tranquillamente questi hanno continuato a mettere su queste bollette, diciamo, questo tributo 630 per gli immobili urbani, mentre invece per gli immobili agricoli su quelli va pagato. Varie sono le interpretazioni, ma la maggior parte delle sentenze, sia di commissione tributaria provinciale, sia di commissione tributaria regionale, sia per quanto riguarda moltissime sentenze di Cassazione, che è l'organo ultimo, ha detto più volte il tributo 630, se l'immobile non ha avuto contemporaneamente, attraverso i lavori fatti dallo Stornarettara e da altre, dall'Arnero, della terra di Puglia e così via, se non ha avuto un beneficio immediato, diretto e specifico, niente è dovuto. Qualche settimana fa ho dato a Pierino una nota del commissario, il garante, non so se ti hanno dato una copia, dove lo Stornarettara, su richiesta del garante regionale del contribuente, ha chiesto quali sono i lavori che avete fatto, e lo Stornarettara Paracampo ha mandato a questo presidente del garante un elenco che noi avevamo già, e Piero insieme ai suoi amici, in modo particolare da solo, è andato a verificare se questi lavori elencati erano stati fatti o meno. Beh, il 99,99% di quei lavori non sono stati fatti. Io a giorni andrò a ricevere o ad avere dallo Stornarettara, faremo anche per il vostro territorio la richiesta, perché loro dicono: noi abbiamo fatto i lavori ordinari, e c'hanno un elenco che mi stanno dando, un elenco con l'elenco dei lavori ordinari che hanno fatto, delle fotografie che li ho già visti, ma non ho ancora il tutto. E chiedevo a Paolo un'altra cosa importante che dobbiamo vedere: se il tributo 630 va dato, se i lavori sono ordinari o straordinari, su quale di queste voci è applicabile il 630? È una cosa che da verificare, perché effettivamente li ho visti l'elenco, salvo se sono stati fatti o meno. Però lo dico, l'abbiamo fatto in economia, economia significa qualche cosa nuova. Quindi abbiamo ricevuto, attraverso quella lotta nel 2014, la riduzione di questa cosa. Successivamente poi ci sono state da capo altri invii, quindi con la riduzione. Ma se questi lavori non sono stati fatti, così come diceva il giudice Paracampo, presidente regionale, che è un giudice, se i lavori non sono stati fatti, niente è dovuto. E quindi ci chiede più volte e ci chiede verificate se questi lavori detti da loro, elencati, verificate e fatemi sapere. Avendo io fatto a lui una richiesta, diciamo, è stata una prova, non è che ho fatto su circa 200 ricorsi che ho fatto, avrò chiesto a lui una ventina, non è che li potevo, per avere per capire una traccia su questa cosa. E quindi stiamo verificando se questi lavori sono stati fatti. Piero mi dice che questi lavori non sono stati fatti. Il primo ricorso di questi che ho fatto sono stato convocato in udienza giorno 16 settembre per avere già un'indicazione. Ma
Se vado negli anni passati, guarda caso proprio stamattina, anzi no stamattina, stamattina sono riuscito a parlare con l'agente della Soget, a un mio cliente nel 2006, avendo fatto un ricorso su 630, abbiamo avuto ragione e la Commissione tributaria ha condannato con una lettera a pagare anche la perizia che il giudice tributario aveva chiesto. Quindi, oltre alle spese legali, hanno sopportato anche spese di perizia. Che è successo a questo signore? Non era neanche proprietario, era erede della mamma deceduta molti anni fa. Pertanto, in modo solidale, hanno mandato a quella di cui ne parlavo prima, l'avviso di pagamento, un giro di pagamento e così via. Stamattina sono andato a per capire lei, ho portato la sentenza, ma scusate, ma noi non ce l'abbiamo nel computer, va bene, da me che noi. Ripeto, questa cosa è molto molto importante da parte nostra. Quindi l'importante è, vi dico, io vorrei fermarmi un attimo, lo dico a noi, a fare ricorso, perché stiamo dando la possibilità al signor Andre, non so neanche come si chiamava, voglio dire, la possibilità di nominare dei legali per il ricorso. E ogni ricorso che noi facciamo, noi siamo beati perché li facciamo gratis, facendoci riconoscere solo il contributo unificato di 30 euro. Gina, ma lo sai questi avvocati, dico a te, nominati dal consorzio, che cosa stanno percependo per ogni ricorso? 250 euro. E ho fatto un calcolo, 250 euro su 200 ricorsi che ho fatto io. E 400 lui. Dico, questi legali, li stiamo foraggiando con attenzione. Andiamo a quel famoso giorno 15 che siamo stati ricevuti, bontà sua, perché così ci fece passare. Lo voglio io, vi sto ascoltando per l'ennesima volta a Pagliardini. Quando ci minacciò, immagino un po', se Paolo, che io conosco molto bene, e chi mi conosce, c'è qualcuno che mi possa minacciare, ed è fuori di testa se qualcuno pensa di poter minacciare me, e conoscendo Paolo, non so, probabilmente non aveva molto di conoscerci. Ci minacciò dicendo, sai, voi state facendo spendere tanti soldi agli agricoltori, sapendo che sono obbligati a pagare il tributo 630. Gli chiesi quella mattina, come sta? Vi prego, io vi dico solo questo: voi state seduto come commissario e venite pagato perché svolgete un ruolo. Io insieme agli altri amici lavoriamo gratis, pertanto lei faccia tutto quello che ritiene opportuno, perché voleva denunciare pubblicamente queste cose perché lui pensava che noi i ricorsi che andavamo a fare andavamo a percepire qualche onorario. Quando ha capito che non poteva minacciarci, ha cominciato a prendersi un po' di... Mi è bastato il pugno sul tavolo. Di Paolo, ecco perché. E quindi, ripeto, quella cosa ha cominciato, perché inizialmente questo signore ha cominciato ad attaccare contro il tavolo verde, perché noi andavamo a fomentare voi per non fare ricorsi, perché avevamo un tornaconto economico. Quando ha capito così, ha cambiato posizione. E io gli dissi in quel momento: caro commissario, se non mi sbaglio, normalmente un detto politico di un personaggio, molte volte a pensar male si fa peccato, ma molte volte si indovina. Certo, diritto d'autore, Andreotti. Non volevo fare. E io dissi a Paolo: questo cambio di rotta, dall'inizio era aggressivo, poi ritornò sui passi dicendo: ma sa, forse la vostra posizione può essere rivista, che ne pensiamo, se per caso
quella proposta che poi abbiamo accettato, perché era finalmente aveva capito che le nostre ipotesi erano veritiere, non è che erano campate in aria. Né io né i miei amici consulenti perdiamo del tempo a prendere in giro la gente, abbiamo documentazione che ci possano supportare, e stiamo parlando di sentenze di Cassazione, ma io dico anche di sentenze della stessa Commissione Tributaria di Taranto, che almeno io ce n'ho già un paio, l'avvocato pure, ma il problema è che lo Storrarettare o tutti i consorzi hanno circa 250 milioni di euro di debiti e da qualche punto li devono prendere. Lo Storrarettare ha già circa 81 milioni di euro di debiti, ha già la Regione Puglia, ha già saranno circa 26 milioni di euro, pertanto sono rimasti ancora da coprire circa 55 milioni di euro, così altri, in questo momento non mi ricordo le cifre che sono interessati agli altri enti, da qualche parte li devono prendere. Nell'ultimo periodo sono d'accordo con Pierino quando dice che i consorzi non sono un male, anzi sono un bene per l'agricoltura se vengono gestiti in un certo modo. Probabilmente negli anni ci sono stati degli errori, bene, sì, mettiamo un punto fermo, rivediamo. Questo rivedere la Regione Puglia ha già preso qualche mese fa una posizione molto netta, quella di rivedere e rifare un riordino di tutti i consorzi. Le notizie che ho io qualche giorno fa è che i consorzi saranno ridotti a due, quindi saranno accorpati, ma la cosa più importante ed è molto grave è che c'è un problema fra l'assessore di Gioia, l'assessore all'agricoltura, e il presidente della Regione Puglia. Che cosa sta succedendo? Perché non viene messo, voglio dire, nel sito il disegno di legge sul riordino? Perché c'è un problema sia al riordino, ad eccezione della fornitura dell'acqua, che vorrebbe, secondo le mie notizie, e non sto parlando di notizie così giornalistiche, perché molte volte no, sto parlando di gente che sta nella commissione agricoltura a Bari, che mi aggiorna minuto per minuto, gossip amministrativo. No, non sono. Sto parlando di componenti della commissione, quindi non è. C'è questo problema fra l'assessore e il presidente della regione su come gestire l'acqua o le acque. E voi immaginate che significa dare al privato la gestione dell'acqua? Immaginate che cosa significa dare, perché c'è l'ipotesi di dare la gestione all'acquedotto pugliese, probabilmente, e mi fermo perché il problema delle acque è molto più grosso di quello che io in questo momento sono propenso a parlare, perché non conosco molto bene la cosa, però ripeto, c'è già da parte della Regione Puglia quello di poter rivedere e riordinarlo, parlo di riordino. Questa cosa, se ricordo bene, si erano dati entro giugno, dovevano farlo, ma la data di ieri, ancora questo disegno di legge ancora non viene messo, diciamo, nel sito per poter portare a discussione. Ma non è solo quello, anche una commissione d'inchiesta aperta, che non abbiamo visto. Anche quello è un'altra cosa. Abbiamo un paio di mesi fa avuto modo di avere a Palagiano l'assessore, il consigliere, il presidente Stia. Stia, presidente di una commissione d'indagine. Ma anche queste, io dicevo prima, parlando con il mio collega, quando non si vuole fare niente in politica si costituisce una commissione, quindi non vogliono fare niente. Quindi completo dicendo questa cosa, così come diceva Piero, noi siamo a disposizione vostra per poter adempiere a livello amministrativo. Quindi fare ricorsi,
costo è zero, però nel momento in cui noi presentiamo il ricorso presso lo stornare di Taranto, adesso ogni giorno mi mandano il diniego. A Cicosì? Sì, ogni giorno me ne mandano 4 o 5, quindi vuol dire che stanno lavorando, li facciamo lavorare. Allora dicevo, la prassi amministrativa per fare i ricorsi è: prima si fa un ricorso e si manda presso lo stornare Tara, in questo caso il vostro ente. L'ente ha 90 giorni di tempo per risponderci negativamente o positivamente, cioè se accoglie o non accoglie. Fino a stamattina, io dico proprio oggi pomeriggio, ne ho stampato una trentina di dinieghi del ricorso mediazione, meglio, dopodiché entro 30 giorni, dai 90 giorni, dobbiamo consegnare presso la commissione tributaria il ricorso. Solo in quel momento c'è bisogno da mettere e da legare una, chiamiamo così, una marca da bollo di 30 euro per poter depositare presso la commissione. Di tutti questi ricorsi che io ho già presentato, almeno parlo per la Safra, per quel che ho fatto io, ma probabilmente ci saranno altri che hanno fatto di altrettanto, io il primo ricorso di questa ventata degli ultimi 2-3 anni c'è il giorno 16 settembre. Ne parlavamo del problema di unificare proprio l'altro giorno, parlando con la segreteria di sopra, se tutti questi ricorsi li potevamo mettere tutti insieme e farne una sola discussione. Mi dicevano che non era possibile, ognuno avrà la propria comunicazione. Ti chiedo scusa e grazie. Anche per un po' di storia, il caso consorzio, sempre per quanto riguarda i diritti d'autore, è diventato un caso regionale, stanno venendo a galla gli scandali, gli sprechi, le disfunzioni, arriveranno a sentimento, diciamo, qui alla paesana, che capiranno che devono anche salvare prima tutti quanti noi e poi anche le loro emerite facce. Passo la parola a Gennaro Gisonna, che è commercialista, è stato vice sindaco a Palagiano, c'è chi si augura che diventi il prossimo sindaco di Palagiano. Io forse lo voterò. Abbiamo già un voto. Va bene, e quindi anche egli ha da raccontarci. E che collabora. Delle belle cose. E poi, già che sta con noi. E per sta qua. È un attento ai problemi della cittadina. Dottore commercialista, come il collega Peppe Spera, ho sentito parlare del tavolo verde da tanti anni, l'ho conosciuto un po', l'ho toccato con mano l'anno scorso durante l'esperienza politica, perché fui chiamato a corte, quindi ho toccato poi veramente con mano l'impegno che il tavolo verde ci mette in questa lotta, perché è una lotta. Il problema del tributo è uno forse dei tanti che un po' attanaglia l'agricoltura. Facciamo ricorsi, impugniamo, però io un po' in maniera provocatoria, in una delle ultime riunioni, allora tavolo verde, perché a me piace un po' stimolare, punzecchiare, perché se le cose nel tempo passano i mesi, passano gli anni e non si risolvono, i carrozzoni stanno sempre là fermi e bisogna pure smontare questi carrozzoni. Facciamo ricorso, loro diniego, impugnano, stanno sempre là perché la legge gli consente di tenere in piedi questo consorzio, che non si sa se è di diritto privato, di diritto pubblico, quando fa come a loro è un consorzio privato, in altre occasioni un consorzio pubblico, a seconda delle esigenze del momento. E allora ho detto: scusa Paolo, ma se continuiamo così che facciamo? Facciamo migliaia di ricorsi, ci vediamo le risposte a copia e incolla da parte degli impiegati del consorzio che ora si stanno muovendo. Però guardiamo bene un po' la storia di questo consorzio. Nasce una legge degli anni 30, quindi di epoche sono passate diverse.
Quando è nato ha svolto la sua funzione in maniera egregia, ha bonificato i territori, ha creato le strutture, però poi nel corso dei decenni, mo arriviamo quasi al secolo, no? Doveva essere un po' adeguato alla normativa. Io ho capito l'adeguamento qual è stato che hanno fatto, però hanno adeguato alle esigenze della politica. È diventato un serbatoio di voti, uno strumento per creare del clientelismo politico, dare posto a gente che poi doveva pagare il conto nel momento in cui andava al lavoro. Questo è servito. E negli anni sono accumulati debiti, oggi parliamo di 250 milioni. E chi li ha creati? A che cosa sono serviti? E allora vediamo un po': questo consorzio sta operando bene, opera nel rispetto della normativa. Io, quando mi sono avvicinato a loro, sono partito dalle ultime cose: nomina del commissario, ai sensi della legge regionale numero 12 del 21 giugno 2011, articolo 1. Articolo 1 della legge consente al presidente di nominare il commissario, poi leggo, resta in carica fino all'approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei consorzi. E comunque no, il 31 dicembre 2011, siamo arrivati al 2016. Dice, così come modificato al comma 4 dell'articolo 7 della legge 52 del 23 dicembre 2014, parliamo sempre di legge regionale, anche quella regione, adattare quest'altra norma, e dice che comunque, sempre in virtù dell'articolo precedente, il presidente della giunta regionale può prorogare l'attività del commissario, nominato ai sensi del comma 1, per una sola volta e per un termine massimo di 12 mesi. Ma noi stiamo pensando alle 50, alle 100 anni, a fare i ricorsi perché ce lo impongono, ci dobbiamo fare, dobbiamo bloccare la procedura, dobbiamo bloccare che ci arrivino ingiunzioni, decreti, pignoramenti, no? Ma questi continuano a operare nella totale illegalità, in barba alle leggi che dovrebbero regolare la vita di tutti, dei cittadini, degli operatori, degli imprenditori, ma anche di chi deve applicare le leggi e le deve far rispettare. Per cui, poi facevo riferimento a un'altra norma, sai, che rimando nel tentativo di, no, confondere le idee, però la sostanza è che il commissario, ma non la persona del commissario, l'ufficio del commissario, non può durare più di 12, non può essere prorogato per più di una volta e per non più di 12 mesi. Siamo arrivati a una decina, 11 anni. O il primo, il secondo, si rese conto, chi era? Il dottor Stanco, si rese conto che è una relazione, un consuntivo che poi non vengono resi proprio pubblici, bisogna andare a prendere, bisogna sapersi muovere, strapolare, non bisogna essere operatori normali, normali cittadini, bisogna essere un po' addetti ai lavori, e poi gli addetti ai lavori abbiamo difficoltà. Scrive, la situazione è ingestibile, il consorzio dovrebbe, e ha detto bene, dovrebbe essere dichiarato fallito, se non che non può fallire, perché è un consorzio di diritto pubblico, obbligatorio per legge, perché non si può andare avanti, non si può far gravare, lo scrive, sugli utenti il costo accumulato nel corso dei decenni. Qui si chiede agli imprenditori, ai cittadini, di pagare delle somme non per ottenere dei servizi, perché quello è lo scopo per cui c'è stato costruito il consorzio, ma per andare a fronteggiare questo baraccone che è stato creato, mantenerlo per che cosa? Per pagare gli stipendi degli impiegati, poi vediamo che tipi di impiegati ci sono, per andare a pagare i debiti accumulati nel corso degli anni, per consulenze, ma da ultimo l'anno scorso è stata data la consulenza così veloce a due colleghi nostri di 30.000 euro per verificare la possibilità di predisporre un piano industriale a consorzio, a grado. Sì. Consorzio di bonifica, è stata data una consulenza a due commercialisti, che bontà a loro, sono le grazie di qualcuno che onestamente io conosco, Beppe conosce, stanno in altura a Mottola,
e onestamente di programmazione, di pianificazione industriale ne sanno meno di me, che non me ne occupo, perché è una cosa seria pianificare dal punto di vista industriale la realizzazione di un'impresa, quale dovrebbe essere il consorzio, che comunque è un'impresa, deve rendere dei servizi, deve produrre un servizio nel tempo. 30.000 euro, siccome ce n'hanno tanti di soldi, 30.000, chi li paga questo? Li volete dalle bollette degli utenti? Ma voi siete matti, sì. Bisognerà chiedere i risultati di questa indagine che hanno fatto. Ciò, la delibera di nomina, perché mi salta all'uomo, poi vi dichiarano bontà volontà. E allora, l'altra volta all'avvocato e agli amici, provocandoli, ma non tanto provocando, quanto proponendo proprio, disse: ma guardate, qua ci sono tutti gli estremi per proporre una, gli inglesi dicono class action, io la chiamo azione di classe, perché siamo in Italia ed è bene che parliamo italiano. L'azione di classe, non quella prevista per i consumatori, che era di consumo, associazione, sotto associazione, ma l'azione di classe nei confronti della pubblica amministrazione, che è una norma predisposta, prevista e voluta fortemente dal gigante Brunetta nel 2009, la numero 198 del 20 dicembre 2009. E guarda caso, l'hanno fatto, ma nessuno ne parla, a nessuno conviene. E perché noi non dobbiamo? In qualche caso ci sono stati dei casi in Italia che l'hanno applicata e sono arrivati. È chiaro che dobbiamo andare a scomodare in questa azione di classe la regione, il consorzio, perché qua parliamo di un livello di servizi prestati che è zero, e l'azione prevede, ve lo leggo anche testualmente, prevede la esperibilità di questa azione al fine di ripristinare, quindi qualcosa che non c'è più, il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio. E qua che cosa è successo? Questo è successo. Che è andato in tilt il sistema, non funziona più, non abbiamo servizi, non funziona più, la funzione non viene svolta più dal consorzio di bonifica. E i titolari di questo interesse non necessariamente devono essere tutti gli utenti, ma anche un gruppo che rappresenti, sotto forma di contratti, sotto forma di associazioni, tavolo vero, che rappresenti questi interessi. E allora bisogna stroncare e stirpare il male, perché se noi andiamo con l'intervento curativo, col bisturi, facciamo il ricorso, possiamo far migliaia. Non vogliono nemmeno applicare la regola del litis consorzio. Qua c'è una comunione di soggettività passiva che è il consorzio di bonifica e la soggetti che risponde da una parte, dall'altra una miriade di contribuenti. Il testo, la norma tributaria consente in questi casi, perché c'è una identificazione dell'oggetto del contendere, anche se le parti sono tante, ma dall'altra parte il soggetto è uno. Non lo vogliono fare perché? Perché secondo me devono creare sempre fastidio, no? È meglio che si muovono in mille e non che si muovono magari uno o due in nome dei mille. Ecco perché io ritengo che questa storia del consorzio di bonifico la facciamo a volte, facciamo ricorsi, purtroppo anche per noi sta diventando quasi un copia e incolla, è inutile che ci nascondiamo, perché il motivo è quello, di notizia, la notifica non è regolare, il contenuto, il vantaggio diretto e immediato, sentenze della Cassazione che ci sono, però io ritengo, Paolo, che la lotta deve essere al carrozzone, deve essere ad abbattere sto consorzio di bonifiche, deve essere riformato in maniera seria, perché deve tornare a produrre servizi e vantaggi agli utenti, cioè agli imprenditori. A progettare. Beh, è chiaro che bisogna progettare, ma bisogna progettare in maniera seria, non me lo devono dare a me i cari per fare i piani industriali. Per fare i piani industriali ci vogliono persone che lo sappiano fare, che si occupano di questo. Io non me ne occupo, netto al dominio di quei colleghi che vengono dalla montagna, dal fresco. Vengono, stanno in montagna, vengono dalla pianura. Vengono dalla pianura, però stanno in montagna. E uno è uno sta in montagna, uno sta in va bene, pianura. Io onestamente non, non,
non mi dilungo più di tanto. Buona lotta a tutti. Il dottor Cison, che ha usato una parola molto italiana, il carrozzone, è uno dei tanti carrozzoni. Che è vero, è stato occupato dai soldi, no? C'ho sempre lui, sto. Avvocato, l'avvocato Antonicelli, che è stato, diciamo, oramai è la memoria storica. Quando lo vedo sul tribunale, quando lo vedo raccontaci le tue disavventure. Prego. Io, per riallacciarmi all'ultimo intervento del commercialista Gennaro, noi dobbiamo lavorare per restituire al consorzio quella che è la funzione che la legge attribuisce. Perché è stato accennato da Pietro, l'ha ribadito Giuseppe Spera, lo hai ribadito tu, perché poi questo è quello che si chiede, perché le finalità dei consorzi sono finalità. Venite un po' più avanti, meglio di dopo. Quindi stavo dicendo, le finalità dei consorzi sono finalità, no? Che si prefiggono il governo diretto, come dire, dei vari, cioè dei cittadini interessati negli specifici settori, no, in cui operano. Cioè, nel caso specifico il consorzio di bonifica si occupa della gestione delle acque e del territorio agricolo. Avviciniamo tutto quel corridoio. Facciamo una cosa. Silenzio di là e tu aumenti di qua. Però avvicinati. Quindi attenzione su questa cosa, perché noi dobbiamo lavorare per ridare ai consorzi quelle che sono gli obiettivi che la legge gli attribuisce, cioè che ha conferito, con i consorzi si conferisce ai cittadini un potere diretto sulla gestione del territorio, quindi nel caso specifico del consorzio in agricoltura, quindi gestione del territorio e delle acque. Perché ho ribadito questo concetto? Perché almeno dal 2004, almeno per quanto riguarda i consorzi di bonifica, sia quello dello Stormaretta che anche quello che interessa la terza, il nostro incontro consorzio Appolo Lucano, questa regola è stata, come dire, messa in cantiere, perché è un'anomalia tutta di questi due consorzi, cioè dei consorzi pugliesi per la verità, quella di far gestire i consorzi dai commissari, pagandoli chiaramente, perché si è detto che un commissario, almeno no, quello che consta a noi, di alcuni commissari che conosciamo, questi hanno percepito e percepivano stipendi da chimere, come quelle che percepiscono che tutti i giorni, no, diciamo, i parlamentari eccetera eccetera. Questi hanno preso dai 9.000 ai 10.000 euro, forse anche più al mese, per stare lì seduti a non fare nulla. Perché non fare nulla? Perché si pensò ai commissari per riformulare i piani di classifica che non venivano fatti da diversi anni, per cui la regione nel 2004 fece una legge e disse ai consorzi: dovete rifare i piani. I piani di classifica sono lo strumento, la regola di disciplina delle opere di bonifica e della determinazione poi dei tributi, che è l'oggetto di cui ci stiamo occupando questa sera. Quindi fece la legge, la regione, il 2004, impose ai consorzi di rifare i piani,
perché non rispondevano più a quelle che erano le trasformazioni che nel tempo si erano verificate. Però cosa fecero i consorzi? Presero i vecchi piani, fecero il copia incolla e li fecero riapprovare. Ma perché in effetti la regione del 2004 si pose questo problema? Perché rilevò che i consorzi di bonifica nei tributi che vi chiedono, il 750 e il 730, ci mettevano di tutto dentro, cioè anzi, tutto prevedevano che la spesa necessaria per fare la manutenzione che non facevano. Cioè nel tributo, nella determinazione del tributo, ci mettevano le spese di rappresentanza, le spese per andare a passeggio, le spese telefoniche, le spese per fare i festini, ci mettevano tutto dentro. Allora la regione disse stop, rifate i piani, eliminate tutte queste spese e riducete anche i tributi, perché in effetti i tributi, così come venivano chiesti già nel 2004, erano esagerati rispetto al servizio che il consorzio doveva dare, che in effetti non dava. Questa fu la ragione per cui furono nominati commissari. Ma purtroppo abbiamo assistito, no? Sono passati 11 anni, perché dal 2004 al 2016, 2004 la regione impose ai consorzi, poi la regione si rese conto che rifecero i piani, non erano validi, tant'è che intervenne il tribunale amministrativo, li annullò tutti. Il 2008 nominò il primo commissario, che era il gran signore, che si chiamava La Torre, che è stato lì, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, fino al 2011, 6 anni senza fare i piani. Cioè praticamente si sono utilizzati i piani del 2004, cioè ante 2004, quelli vecchi, dove c'erano dentro tutte quelle voci truffaldine che hanno continuato a chiedere. Cioè i consorzi hanno operato fino al 2014, perché il 2014 è entrato in vigore il nuovo piano, con un piano truffaldino. Cioè vi chiedevano il pagamento del tributo, dove dentro c'erano quelle voci a cui ha fatto riferimento. Va bene? Noi queste battaglie le abbiamo fatte in commissione tributaria, tant'è che con 750 abbiamo avuto moltissime sentenze che hanno recepito questa cosa e hanno annullato. Ovviamente questi successi positivi si ottengono con i giudici intelligenti, attenzione, perché poi ci sono commissari della commissione tributaria che vengono a dire vabbè, venite qui per 50 euro, 60 euro, 100 euro, pagate! Al cui io disse a quel commissario, adesso vado in procura, ti vado a denunciare, perché anche mezzo centesimo rubato è truffa. Quindi questa è la storia, attenzione. Quindi dal 2008, dal 2005 al 2011 La Torre non fece nulla, poi è venuto Stanco, un altro commissario che è stato, per la verità bisogna dare atto che almeno quello, forse perché era un ex magistrato della Corte dei Conti, è riuscito a fare i piani, e il 2014 l'hanno approvato, anche se sono piani anche quelli che in effetti non rispondono a quelle che sono le caratteristiche del territorio. Perché come hanno fatto questi piani? Cioè hanno fatto un bando, il bando se lo sono aggiudicato dai tecnici del nord, che non conoscono il territorio, hanno fatto a tavolino, non conoscono il terreno suo, quello suo, quello suo. I piani si fanno andando sul posto e esaminando terreno per terreno, perché è stato detto qui, no, da tutti gli oratori che sono intervenuti, che il tributo si determina rispetto al servizio che io faccio nel suo terreno e il beneficio che il suo terreno deve avere dal servizio reso. Non di tutti, ma singolarmente, cioè ognuno deve avere nel proprio terreno la propria particella. Non tutti i terreni. Se il terreno suo ha avuto il beneficio e lui non l'ha avuto, purtroppo sta fatto il servizio, particella non suo. Stavo dicendo, quindi si può verificare, attenzione, si può verificare che io ho fatto la bonifica. Allora il terreno suo che è interessato alla bonifica ha avuto un beneficio. Il terreno suo che in effetti dalla bonifica non, perché deve pagare anche lui? Attenzione, è una questione di giustizia. Ed è questo che noi stiamo sostenendo. Cioè cose che in effetti non stanno applicando anche adesso col 630. Perché allora cosa hanno fatto? Hanno fatto cumulativamente.
tutti i terreni che rientrano nel comprensorio, dico, tutti che rientrano nel comprensorio, sia che hanno ricevuto, sia che hanno ricevuto benefici, devono pagare, e questo non è giusto. Ma non perché lo diciamo noi, attenzione, non perché lo dice la legge innanzitutto. E poi, no, diceva Spera, c'è la Suprema Corte di Cassazione che almeno su questo principio ha detto altre fesserie con la Cassazione, attenzione che non vi dirò, però almeno su questo principio è stata costante e non ha mutato orientamento, che ha detto che il tributo è dovuto solo e soltanto dai terreni che hanno ricevuto un beneficio diretto ed immediato. Che significa diretto e immediato? Che il mio terreno non solo deve avere un beneficio, ma addirittura deve aver avuto un incremento di valore dall'opera fatta. Se questo non c'è, io non devo pagare. Quindi noi questo stiamo sostenendo davanti adesso alle commissioni, abbiamo sostenuto, cioè te lo diciamo al consorzio, abbiamo detto alla regione, adesso lo diciamo alle commissioni tributarie. Quindi noi di questo stiamo parlando, di questo stiamo parlando. Ora, che si venga a dire, no, il commissario del consorzio, attenzione perché comunque bisogna pagare per forza, cioè fare terrorismo, perché questo significa fare terrorismo nei confronti dell'agricoltura. O pagate oppure pignoriamo, oppure noi diciamo che comunque la linea è questa, i principi sono questi, la legge dice questo, e noi vogliamo che prevalga la legge, la giustizia, questo stiamo facendo. Per fare questo ovviamente bisogna purtroppo ricorrere alla commissione tributaria, perché il commercialista ha affacciato un tema che è interessante, che però io l'ho approfondito, appunto, almeno per questo specifico, no, problema, purtroppo non è possibile l'azione collettiva, perché se fosse possibile, perché? Proprio perché abbiamo detto prima, no, che il tributo purtroppo va applicato singolarmente, caso per caso, per cui io posso avere in una situazione di normalità chiaramente, che si sono fatte le opere, però ripeto, alcuni ne hanno avuto beneficio, altri non ne hanno avuto, allora non è che tutti possono ricorrere o possono, come dire, no, lamentare, perché chi ha avuto un beneficio deve pagare, e noi è questo che stiamo dicendo. Quindi cosa diciamo? Benefici in che senso? Un incremento di valore del pagamento, cioè c'è un'opera di bonifica, c'è un'opera di bonifica. Intanto, diciamo, l'acqua scende dal mondo. Allora, intanto cominciamo a dire che la prima cosa è che comunque no, devono aver fatto la bonifica dei canali, no? Cioè se c'è un canale, se c'è un'opera di bonifica, deve essere comunque stata fatta la manutenzione, attenzione, cioè loro devono averla fatta la manutenzione, tanto per cominciare, va bene? Quindi questo è il primo elemento. E io penso che ciascuno di voi, no, sa se il proprio terreno, no, ha avuto un beneficio o non l'ha avuto. Ciascuno di voi è in grado di saperlo di questo qua o no? Cioè quello che voglio dire io, chi sta vicino alla bonifica magari deve pagare, chi sta in montagna non deve pagare. Paga lo stesso. Il concetto è un po' diverso. Allora, il tributo va determinato in base intanto alle opere fatte, quindi alla spesa sostenuta, cioè il consorzio fa le opere e spende. Quindi noi ci potremmo fermare anche qui, perché no, prima di proseguire, c'è un dato che, no, che è inconfutabile, che è quello che in effetti i lavori non li hanno fatti. Quindi noi, già per questa ragione, perché non hanno fatto le opere, noi diciamo che il tributo non va pagato. Poi, ammesso che non facciano le opere, poi dobbiamo valutare se comunque le opere che hanno fatto erano opere funzionali, perché tu puoi anche fare le opere. Ma se non sono funzionali e non portano beneficio agli agricoltori, no, te le piangi tu. Al suo terreno, a un terreno determinato. Al singolo terreno. La terza buca che scuffola di tu, poi ci mondiale. E non l'hanno manco di più. Non l'hanno manco. E ha bloccato la strada. Da bonifica, va bene. Allora è chiaro, il beneficio è
al terreno che ha avuto appunto, sono d'accordo, quello a fianco, sono d'accordo, vabbè, non facciamo solamente sulla particella, sulla particella sta spiegando, no, se l'acqua scende dal monte e poi la poni, passa da dietro alla terra. Una domanda per vabbè, allora aspetta. Allora adesso diciamo gli interventi dei nostri professionisti, dei nostri tecnici sono terminati. Possiamo aprire un breve e veloce dibattito pubblico, cioè venite a fare le vostre osservazioni, soprattutto le vostre domande. Poi abbiamo anche il saluto dell'unico politico in sala, l'assessore Pietro Notari Stefano Di Motta, che è sceso, lui è sceso dalla montagna, e poi facciamo concludere all'onorevole Luino. Allora Gian Vito Larato, sì, scusate, la terza. Buonasera a tutti. Ma vedi che sboccia. Scusa, una curiosità. Va bene. Se, un esempio magari che può rendere l'idea: se il terreno del signore è a valle e il terreno del confinante è appena sopra, diciamo, come particelle, il terreno a valle è facilmente, come dire, facilmente raggiungibile. Ecco, il consorzio di bonifica, qualora facessero i lavori, va a fare un intervento solo nella particella del signore che è a valle. Il costo per quell'intervento è 100 lire. Cosa fa? Paga il tributo soltanto il signore sfortunato che avvale, o viene ripartito anche su un'intera area? Credo che è più giusto. Il beneficio poi non è, deve essere, il beneficio in quel caso è anche indiretto a chi ha il terreno a monte, che può comunque rischiare anche lui di perdere l'acconto a causa di una smettere. È chiaro. Cioè, era questa la mia precisazione di chiesto. Quindi non è, no, sulla domanda che faceva, non mi ricordo chi è stato il signore, allora la particella che viene fatto l'intervento, allora viene pagato, dice anche lui, anche perché è esatto, quindi è per tutti, buona sostanza, cioè tutti devono pagare. Un'altra cosa, mi collego al discorso che ho apprezzato del commercialista sulla classe, sull'azione di classe. Se un produttore, un allevatore può per esempio riuscire a spuntarla perché è un errore di notifica, per un vizio di forma, eccetera, quindi è più opportuno fare quella singolare. L'altra cosa qui, ecco, voglio chiudere con un'affermazione. È difficile che la politica risolva i problemi che la politica ha creato, perché purtroppo questo è qui l'onorevole Rubino mi aggancio alla sua protesta decennale. La politica ha utilizzato questi carrozzoni per fare campagne elettorali, diciamolo. Non a caso da 30 anni, diceva il signore seduto a fianco a me, non fanno più i lavori. Perché? Perché i funzionari che stanno all'interno degli uffici e dei consorzi di bonifica sono superiori rispetto a chi realmente deve andare a fare i lavori su strada. E ho anche saputo che gli operai volevano andare a lavorare e non avevano il gasolio per mettere nei mezzi per andare a fare i lavori nei terreni. E il problema è politico, che deve essere risolto dalla politica, che purtroppo, come? Non hanno i mezzi per poterli. Non hanno i mezzi. Quindi la battaglia deve essere su due fronti, sia dal punto di vista, insomma, che questo è un'azione. E qui non ho ringraziamo l'avvocato. E in bocca al lupo a tutti. Perrone vuole dire qualche cosa. Buonasera. Spero di poter dare, però ce ne sta il problema è, lui è un agricoltore, soffermarmi su un fatto però che è eclatante, il fatto del siamo tutti d'accordo che c'è da riformare il colore. Allora cari amici tutti quanti, questo è un annoso problema da sempre, perché è inutile starci a dire che i consorzi che servizi per l'acqua, sia irrigazione anche per l'acquedotto rurale, non è servito per dar da bere, è servito per dar da mangiare. E su questo tema però, qui nessuno è indenne, perché è stato gestito dalle organizzazioni professionali, gli ultimi è stata la Coldiretti che l'ha fatto. Io la voglio citare perché è una delle verità.
l'emergenza è stata affrontata dai commissari. Cari amici tutti, se si vuole dare un ottimo servizio e impegnarsi tutte le forze e le energie per la riforma del consorzio del Bolino. Perché se non facciamo questo non c'è, guardate, io mi riconosco un fatto che non ha, ha poco senso non pagare la bolletta, perché pare che siamo tutti d'accordo che quella istituzione, se non viene cambiata la legge, non ha senso. Allora, io spero che le energie e le forze vengano dedicate per cambiare il consorzio. E qui vi suggerisco di fare delle proposte organiche per dire, guardate, c'è bisogno di fare questo. Allora, se Tavolo Verde riesce a instaurare un gruppo di lavoro serio, di tecnici capaci, di studiare il territorio e portare avanti questa proposta qua. Perché la riforma c'è da fare, perché sappiamo tutti che è un grande problema, non c'è bisogno che ce ne dica, perché io ho fatto le foto, ho fatto cercare di vedere il sindaco della terza, non si salva nessuno, perché c'è una montagna di debiti, la regione ha detto guardate stop, è finita, ve lo pagate. Allora se noi vogliamo fare qualcosa, siamo in grado di proporre qualcosa di serio, di organico, vero, per cambiare un modo sbagliato di fare il consorzio. Il Tavolo Verde questo allora, sta facendo. Io dico, però invece di soffermarmi soltanto sulla ce l'abbiamo. Il Tavolo Verde che sta facendo. Grazie. Sta facendo quello. Altri interventi civili, Franco Saveraro. Buonasera. Buonasera. Praticamente. Gira. Giustamente, voglio collegare all'ultimo intervento, giustamente bisogna creare, mi rivolgo a loro, che forse mi rivolgo anche a me stesso, e in quanto noi come comitato, Palagiano di Incontrada, stiamo come dire, offrendo il nostro fianco, cioè vogliamo dare una mano non solo al Tavolo Verde, quando dico al Tavolo Verde dico agli agricoltori, questo è l'impegno che noi abbiamo preso in quanto abbiamo fatto il nostro statuto, per dare voce a chi, ai cittadini, agli agricoltori, a chi ne ha di bisogno. E praticamente io condivido il fatto che si debba prendere una situazione ferma, a parte il fatto che stanno andando avanti i ricorsi per il 2014, ma qua la storia continuerà. Passato il 2014, il 2006, il 2017, cioè praticamente si andrà avanti sempre così. E chi praticamente sta lì a aspettare, come la Madonna che magari con le braccia aperte che arriva lì qualcuno che gli chiede la grazia, così stanno i legali aspettando che tutti questi ricorsi, questi qua faranno denaro. A spese sempre dei cittadini, perché quelli poi si praticamente ricaderanno sempre sulle spalle di chi va a pagare le bollette, che siamo sempre noi ovviamente. Qui non ci ringraziamo. No, aspetta, un'altra cosa, voglio informare praticamente, specialmente quelli castellani, sicuramente qualcuno passa di là, sotto a Perrone, a Borgo Perrone, stanno facendo alcuni lavori, stanno pulendo, cioè vuol dire che non si rimargina il fiume, cioè non si sana l'argine del fiume, ma bensì sotto al fiume stanno pulendo i canali. Io voglio capire, ma che consiste sta cosa? Per dimostrare che stanno facendo i lavori? No, stanno facendo la palla per davanti. Ah, poi un'altra cosa, hanno fatto sugli argini del fiume, dal ponte del fiume fino alla 106, hanno fatto le strade. Perché quando hanno pulito il fiume, quel pezzo del fiume, dal fiume fino alla 106, che hanno speso 450.000 euro, praticamente hanno trovato le trappole dei cinghiali. Allora qualcuno, quelli della protezione animali, dandogli rispetto a queste persone, hanno chiesto che vengano fatte le strade, perché lì deve girare o la foresta o la polizia provinciale che deve andare a prendere chi ha messo le strade. Va questi bene. Sono soldi nostri, anziché di pensare a lasciamo stare il Ciumelà, che lo conosciamo tu e io e basta. Va bene, assessore, prego, si accomodi. No, io non voglio rubare il tempo, voglio solo salutare. Scusa. L'invito di Paolo, che ci conosciamo ormai da anni, voglio dire solamente una cosa: non a favore della politica, perché
noi facciamo politica, quindi dobbiamo anche, non dico difenderci, perché ecco, ma se c'è una brutta politica perché c'è un brutto elettorato, quindi non è che c'è un brutto politico, politico viene votato da un brutto elettorato. Allora cosa manca in Italia? Manca un'educazione, manca una cultura, manca tutto, bisogna rifarla l'Italia, che non è una cosa facile. Io mi accorgo, io faccio l'assessore all'agricoltura per capire cosa devo fare. Vengo al tavolo, vengo a tutti, Paolo, dico no, vado dappertutto perché devo capire cosa devo fare. Devo conoscere la realtà. Devi conoscere la realtà, devi conoscere il territorio, devi conoscere i problemi della gente. Però non ammetto l'agricoltore che viene da me, assessore, fammi la strada, no, non funziona. Abbiamo un'educazione che bisogna cambiare. Per fortuna i giovani stanno un po' cambiando la mentalità, pretendono i loro diritti, pretendono quello che è giusto che devono avere. Noi dobbiamo cambiare come politici, ma chi ci deve cambiare un po' a rispettare il loro lavoro, il loro territorio, la nostra terra, che è bellissima, c'è la Puglia, è una cosa bellissima. Spetta a noi mantenerla e purificare un po' anche la politica. E non è. Ringraziamo, io sono sempre presente. Vuoi dire due cose, però proprio. Ci devi riuscire. Solo uno come noi, come voi. Vengo vicino di grada cosa. Ma esiste un po'. Perché io voglio capire, perché sono un po' ignorante con la mia, non fai. La parola consorzio, che cosa vi fa capire a me o a noi? Perché il consorzio è cooperazione, se non sbaglio. Chi ha messo questo capo che avete detto che dal 2006 fino al 2011, poi l'hanno fatto in Aldana, altre cose? Ci è stato questo politico? E allora politica, dove sta che è nato in un territorio e non lo lasciamo andare in gang? Che se ne dica? Lascia stare questa idea un pochettino. No, anche sempre questa è la fuoricamente. Sono battaglia. Perché dice l'elettorato, però lei che è politico, una precisazione, da quando l'elettore si esprime con le proprie ideologie se non con il clientelismo? Io ero bambino quando dovevamo cambiare il nome, perché stavamo con Mussolini. So solo una cosa, Mussolini batti l'assegno familiare, qualche politico recente lo tolse perché guadagnavamo tanto, allora ha fatto gli assegni familiari in base al guadagno, in base al reddito, perché i figli di quelli che guadagnavano un euro in più rispetto a quello con l'euro in meno aveva diritto all'asilo, aveva diritto qua, e ci si può carrotti o chi se ne c'è a mangiare o sbaglio. Se mi parli di Mussolini a me mi invita a noi, vabbè. Io ho fatto l'esempio, non voglio fare politica. Io voglio solo una risposta, se sì, il consorzio che è se serve a qualche cosa. Grazie. Allora Paolo Rubino, cominciamo da qui, ma serve a qualche cosa? Ma a che serve? Se serve? Per te, perché da che vabbè. Io spesso la sono stati chiamati temi politici generali che io voglio evitare. Fermiamoci i problemi. Però silenzio, la cortesia, silenzio. Silenzio! Sentite, non posso non sottolineare l'assenza di alcuni e la presenza di altri. C'è l'assessore di Mottola, ma noi avremmo gradito perché abbiamo anche lavorato perché fosse presente l'amministrazione di la terza, perché credo che noi siamo qui perché ci sono problemi per centinaia e centinaia di coltivatori di la terza, e sarebbe stato giusto, questo lo volevo dire. Qualcuno ha detto ma come si caccia la buona o la brutta politica? Io credo che la buona politica caccia una mala politica. Noi dobbiamo costruire buona politica. Detto questo, io voglio anche annunciare la prima questione. Secondo me il confronto con il commissario è finito.
noi stiamo chiedendo un incontro col Presidente della Giunta regionale, con Emiliano, perché Emiliano, oltre ad essere un dirigente politico, è anche un magistrato e deve dirci se lui può permettere che in Italia si manifesti un abuso della pubblica amministrazione verso i cittadini, perché noi stiamo parlando di un abuso, un servizio non dato, se tu pretendi il pagamento è un abuso. E quindi voglio capire se Emiliano, da magistrato, può permettere una cosa di questo tipo. Quindi noi stiamo lavorando ad incontrare Emiliano. Lavoreremo questa, mentre le altre vanno a mare, noi questa agosto, lavoreremo i primi settembre, a preparare questa iniziativa. Poi, da dove dobbiamo partire? Io voglio ribadire qui la nostra posizione chiara e netta. Noi siamo perché venga ritirato, ritirate le bollette di tutti i consorzi 2014, non si presentino quanto del 2015, si faccia un conto dedicato e facciamo un piano di sviluppo. Questa è la riforma. Dove sta Angelo? Che Angelo ha ragione, però Angelo deve sapere che noi da 10 anni fa su Massafra andiamo a fare un convegno nazionale sull'acqua, perché dice, ma attenzione, non si può con Pittella, non si può usare l'acqua in questo modo barbaro, perché usare così è un delitto, usare così l'acqua. E affermiamo un altro principio, anche lo dico l'avvocato, noi vogliamo che siano chiamati a pagare anche coloro i quali si servono della valle. Se facciamo questo, per esempio la zona di Gravina, l'acqua che arriva di là, noi pagheremo di meno tutti, ma è un servizio per tutti il consorzio. Non si può caricare quindi questa è la nostra posizione. Se facciamo questo si spalma la spesa e tutti sono chiamati. Cosa? Noi dobbiamo distinguere anche perché diceva, ma cos'è che deve pagare il contribuente? Lo Stato ha dovere per Costituzione di farla pulire. Questo spetta allo Stato. Il consorzio deve mantenere, ma i lavori grossi non li paga il coltivatore, li paga lo Stato. Quindi dove si fanno i lavori di bonifica? Noi siamo perché si pagano in base alla qualità. Ma quando abbiamo accertato che da 30 anni noi abbiamo trovato alberi nei canali di bonifica di 30-40 anni. Sono ancora dentro. Ah, allora è la dimostrazione lampante, ecco perché Dander fu costretto a scrivere negli ultimi 10 anni non abbiamo fatto un lavoro di bonifica. In base a questo ne abbiamo detto e lo proporremo a Emiliano. Caro Emiliano, il tuo giovanotto che hai messo lì come commissario dice, riconosce che non ha fatto i lavori, però dice, questi soldi mi servono per il lavoro che devo fare. Cioè riconosci, però tu stai pretendendo che io ti paghi il lavoro del 2014 che non hai fatto. Allora noi gli abbiamo detto ritira le cartelle. Ritira le cartelle 2014, non presenta il 2015 e presenta il 2017, se sono lavori da farsi. Su questa cosa è incastrato il giovane. Allora, siccome io sono convinto che questo non manterrà gli impegni, noi apriamo un discorso con Emiliano. Dico qui. Secondo, loro ci dicono, guardate, è vero, sì, però abbiamo bisogno di soldi. Cioè, non vi abbiamo dato servizio, ma abbiamo bisogno di soldi. L'altro giorno Renzi è stato a Taranto. Renzi è stato a Taranto. E abbiamo letto la lite tra Renzi ed Emiliano. Noi vogliamo sostenere il nostro Presidente della Giunta. Quando difende la Puglia diciamo, noi stiamo con il Presidente. Bene! Ma dobbiamo stare bene però. Per esempio, diciamo al Presidente Emiliano, mo che firmi il protocollo d'intesa dell'accordo di programma con Renzi, perché non inserisci, visto che stiamo parlando della bonifica a Taranto, tutto un piano di bonifica del territorio pugliese, perché la questione idrogeologica è diventata una questione seria.
perché così facendo noi mettiamo al sicuro la popolazione, diamo lavoro e valorizziamo i nostri terreni. Quindi a Renzi, di amico mio, siccome tu dal mezzogiorno ti sei scordato e hai portato i soldi del mezzogiorno al nord, adesso comincia a spostare un po' al sud di soldi e metto nel programma un piano generale in cui ci sono anche i soldi per la bonifica. Perché? Perché questo? Non perché noi siamo miserabili, ma perché abbiamo diritto, e vi spiego perché. Voi avete visto che Renzi alle banche intervengono. Quelli che ci hanno fatto la crisi, attenzione, loro hanno fatto i guai nel mondo, non in Italia soltanto, dall'America parte. Gli industriali, agevolazione, defiscalizzazione, 80 euro. E qual è stato tutto la, come dire, il risultato di questo intervento massiccio? Miliardi! Il PIL è aumentato lo 0,2%. 0, segnate queste cose, 0,2, punto. Che è successo in altri settori? Tutti in licenza, tutti in crisi, ce n'è uno però, e porca miseria, uno, agricoltura, che aumenta del 7,3% il PIL. Qualcuno dice, beh, qui non guarda questo, c'è qualcosa che non guarda. No, ci ripetiamo, quadrano, perché c'è questo risultato? Cioè tutti i settori vanno giù e l'agricoltura mantiene, salva l'Italia e il mezzogiorno. C'è una ragione. Chi conosce le nostre terre sa che ci sono coltivatori che per non chiudere l'azienda hanno preso le pensioni che prendono e li mettono sull'azienda. Sono andati in banca, hanno fatto un prestito, sono andati sull'usuraia e prendono per mantenere l'attività, per continuare a produrre, per non licenziare, per non chiudere l'azienda. Questa è stata la prima questione. Quel 7,3% di PIL che è aumentato è figlio di questo attaccamento, perché l'agricoltura, un'azienda non è come una fabbrica, un capannone. Il rapporto tra il coltivatore e l'azienda è un rapporto tra padre e figlio, perché quando tu hai messo l'albero e l'hai visto crescere, difficilmente poi l'hai trasformata, c'è un fatto culturale. Non puoi delocalizzarla. Che soltanto quando ci andiamo dall'altra parte, lasciamo la terra. Quindi questa è stata la prima questione. La seconda, qui aziende che hanno investito. Qual è il settore in Italia che possiamo dire che c'è stato il privato che ha investito? Nell'industria, cioè sono dallo Stato. Nei servizi, nel commercio, dove? L'agricoltore adesso prende i soldi e investe. Si è indebitato e poi ha avuto l'azienda anche pignorata, perché l'ha potuto pagare, perché il mercato di grano glielo pagano 16,50 euro. Quanto ce lo fanno pagare quando noi andiamo a comprare il grano per la serie? 70 euro a quintale. Cioè a 70 euro quando lo compriamo noi? A 16,50 quando vendiamo? E quando dovete vendere arriva la nave. E ciò nonostante, e la xylella sono 2 anni, è una vergogna. Ancora non riesco a trovare, a dire che cosa dobbiamo fare. L'Europa, l'Italia, e ci dice. E questa agricoltura ci fa questo miracolo, 7,3% di aumento. Ma c'è un'altra cosa, le aziende hanno investito, hanno raschiato il fondo e hanno avuto anche la collaborazione dei lavoratori. Perché non c'è più una lotta dagli anni 70 dei braccianti? Perché il bracciante sa che il suo datore di lavoro, se possiamo chiamarlo così, si è indebitato, in un'azienda pignorata, all'asta. Come fa lo shop? Contro chi lo deve fare? C'è da fare lo shop contro le multinazionali che controllano 4-5 il mercato mondiale. Allora, caro Emiliano e caro Renzi, se tu hai un settore che sta salvando l'Italia, con i suoi sacrifici, col lavoro, vuoi avere riconoscenza o no? Vuoi mettere nel piano di bonifica la bonifica nostra e anche le spese o no? Ma anche per un'altra ragione. C'è stato chi, avendo acquistato i ristoranti di Castella Marina, aveva detto prima, Taranto, lo cambiamo, ma adesso, perché c'è stato un pregiudizio sui nostri prodotti. Certo. Ne abbiamo avuto un danno dalla bonifica mancata. E beh tu, caspita, mentre ti prendi,
stai pensando a discorrere l'agricoltore. È nessun cane che si è ricordato. Io ho visto l'Ipa del Mutorenzo. Le bollive e sangue, avete rappresentato la conta agricoltura da lì. È una parola. Ma diciamo come? La bonifica va bene. Ma i nostri agricoltori sono danneggiati. E perché non vuoi applicare una legge dello Stato sulle prescrizioni? Quando non deve prescrivere, perché tu continui a massacrare, a mettere in croce, a mortificare i nostri agricoltori e non applica la legge tua, dello Stato, sulla prescrizione? E perché quando alle banche vendi i nostri crediti al 7-8% e poi da me vuoi un 40% cash, se non il 100%? Perché? Perché siamo figli di un Dio minore noi. Questo bisogna mettere nel patto. Questo diciamo a Emiliano, compà, nell'accordo di programma che fai con la regione, con lo Stato e con il REN, questo è in me, bonifica, soluzione alla questione dell'IMS, alla questione del credito, perché è una categoria che merita. E però qualcuno può dire, ma da dove prendiamo i soldi? Può dire Renzi. Io credo che noi dobbiamo, guardate, diceva Angelo la riforma, voglio, scusate in una parola, se con i nostri soldi si risolvesse la cosa dei consorzi, noi diremmo paghiamo, paghiamo. Siccome con questi soldi è in tuo pozzo, non si fa niente, allora è inutile. Però, domanda, perché noi dobbiamo ragionare sempre come se fossimo noi al governo? Noi odiamo la demagogia, perché siccome non ci sto io, no, ragioniamo. È possibile? Certo che è possibile. Sapete quando paghiamo noi gli interessi? Quando abbiamo pagato? Il 2015. Quanto ha pagato lo Stato? Non è lo Stato, gli italiani che pagano le tasse. Quanto ci è costato gli interessi sul debito pubblico? 85 miliardi di euro. 85. Capite che sì? 85 agli usurai? Perché noi siamo nelle mani. Sono interessi, perché il debito aumenta. Perché il debito aumenta? Dal 92, quando Amato ci mise la mano in tasca dicendo che bisognava attaccare il debito pubblico, perché questa è un'altra questione che noi dobbiamo sollevare. È tempo che su questa storia si apra un dibattito popolare. Nelle piazze dobbiamo andare a discutere. Come si è formato il suo debito? Chi ci ha guadagnato? Chi ha interesse a mantenere il debito? Perché gli usurai temono che il popolo italiano si liberi dal debito, perché poi come cazzo dramma? Loro vivono fino a quando c'è chi è da usurare. Temono se muore o se si danno il debito. Allora noi dobbiamo affrontare questa questione. Non per le questioni di oggi, perché non ce la facciamo più. Voi potete tirare il sangue all'agricoltore con un 7,30, un 7,50, non usciamo da questa situazione se non si fa un'operazione chirurgica, seria. Allora, noi abbiamo firmato un accordo a livello europeo, in base al quale dobbiamo abbassare il debito dal 130% al 60%. Ma questa operazione ci costerà 20 miliardi all'anno di mancate spese o di tasse. Hanno bisogno di altri 20 miliardi ogni anno. Beh, se aggiungiamo gli 85 ai visa, ma te lo mascipediamo. Anche volendo tirare il sangue al popolo italiano, non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più se non interveniamo sul debito. Perché quel debito è frutto di interessi e di anatocismo, di furti, di traffico di droga. Perché chi sono i proprietari? Li conosciamo senza voto. Delinquenti. Allora andiamo a fare un'analisi sul debito. E come si fa? In banca, quando noi con le banche a volte l'abbiamo fatto, no, siamo andati lì, abbiamo trattato quanto c'è, 50 di banca, per ristrutturare il debito, perché se noi non tagliamo lì, ne voglio, noi intanto bisogna dire che c'è una generazione a cui non potremo più parlare, è giovane, che cosa gli diciamo ai nostri figli? Se tu devi pagare 135 miliardi di euro soltanto per gli interessi, non per togliere il debito, che sono 2.200 miliardi,
c'è un'altra cosa, perché io ho letto questi giorni, mia. Sapete quanto abbiamo pagato gli interessi dall'81 ad oggi, da quando la Banca d'Italia è... Vai! Gli interessi sul debito, 3.000 miliardi. 3.000 miliardi. Il debito è 2.200, noi abbiamo pagato di interessi 3.000 miliardi dall'81. E non, io non riesco a una montagna di soldi. Ecco la disoccupazione, ecco perché le strade nei paesi, le cunette, l'abbandono totale, sembra uno stato di guerra, dalle pinete, i centri storici, l'agricoltura. E beh, mica possiamo andare in questo modo. Ecco lì, allora affrontiamolo questa questione in Emiliano, cominciando dall'accordo di programma che farà con Renzi, per dire, amico mio, devi inserire nell'accordo di programma questa è una bonifica, e a voglia di essere soldi per e così la finiamo. Anziché dare soldi, dopodiché facciamo un piano anche di sviluppo, perché noi abbiamo fatto i calcoli quando potremmo pagare ad ettaro l'acqua, per esempio, se anziché i 900 ettari di terra che sono rimasti, irrighiamo, ne irrighiamo 23.000, quanto è il consorzio, pagheremo proprio, come dire, minutaglia, perché la fascia si allarga. Se tu mi restri su 10 persone è chiaro che tu me li stai uccidendo, e prima o poi lo devo sapere gli operai del consorzio su questa strada, loro perderanno il lavoro. A me non interessa come situazione, lo so che hanno tutti i calli alle ginocchia a fur di pregare, non mi interessa, mi interessa che adesso abbiano un futuro loro e abbiano una funzione positiva per gli agricoltori, questo ci interessa a noi. Ma per questo la riforma del consorzio, siamo d'accordo. Allora, detto questo, sul consorzio, diceva Pietro, io la voglio dire una battuta, noi dobbiamo impedire che il consorzio è come una bacinella con l'acqua sporca il bambino. Chissà che cosa stanno facendo? Stanno uscendo i bambini e si tengono l'acqua sporca. Questa è l'operazione. Noi dobbiamo salvare il bambino, cioè questo strumento di democrazia, di autogoverno degli agricoltori, dobbiamo buttare l'acqua sporca. Qual è l'acqua sporca? Il clientelismo e l'affarismo che c'è stato sul consorzio. Guarda, questo è l'operazione che bisogna fare. Riformarlo in questo modo. Non è concepibile che noi l'acqua la facciamo camminare a cielo aperto, dove ognuno può andare a fare quello che vuole. L'acqua è più preziosa del petrolio, e il petrolio non viene trasportato in canali in questo modo, con il 60% dell'acqua che si va. Questa è una vergogna dal punto di vista culturale, economico, sociale, non è più tollerabile. Togliamoci dalla testa, perché io sento spesso, ma purtroppo è così, poi paghiamo. Stracciamo il purtroppo e mettiamo basta. Al posto del purtroppo dobbiamo scrivere basta, basta, perché su questa strada, guardate, su questa strada non c'è futuro per l'Italia. Questa cosa peggiore, perché ci meravigliamo poi quando andiamo alle guerre. E non possiamo lasciare il Papa a fare questa battaglia da solo. Io voglio chiudere con una cosa, io sono laico. Ma questi giorni sto leggendo questo libro bellissimo, Le tre agricolture, contadina, industria ed ecologica. E ho trovato un articolo del Francescato che parla di un coltivatore, un certo Gino Girolomo. La persona squisita. E mi ha colpito perché, siccome si diceva, vabbè, ma voi com'è che lavorate senza guadagnare un centesimo? Perché gli avvocati vostri si mettono a disposizione? Perché i tecnici si mettono a disposizione? Che cosa c'è? E io ho trovato la cosa quando sono uscito a leggere questa cosa, e la voglio leggere e chiudere così. Dice Girolomoni: nella realtà del mondo ha ragione solo chi vince. Nella realtà di Dio non conta chi vince o perdere, conta servire la causa. Servire la causa, fare il proprio dovere con onestà. Grazie a tutti, buonasera, ci rivedremo. Allora.